Buongiorno gente, buongiorno. Oggi ci andiamo di cappello tutte e due, siamo completamente allo scoperto. E guardate che bella montagnuola che dobbiamo scalare. Quello lì è il rifugio dove dobbiamo arrivare. Dillo, cosa hai fatto ieri? Ho perso gli occhiali. Infatti adesso c'hai i miei. Ho perso i miei occhialini, quelli tondi, belli. Il sentiero che stiamo facendo è il 452 del CAI. Non lo fate! Ed è un pochino... cioè, più che altro perché c'era... È friabile, sì. No, è più che altro perché c'era scritto che era di facile percorribilità per tutti. Ora, se avete delle difficoltà e non siete abituati a venire in montagna, non è molto facile questo da fare. Però ce n'è un altro, che è il 453, che... è praticamente è parallelo, andate invece che al rifugio Nivolao, andate direttamente al rifugio Scoiattoli, e quello lì almeno partiva più tranquillo. Poi non so se c'era una ferrata anche lì da fatti. Non morire. Vedete la situazione, ora voi direte, nel video dell'altra volta era quasi in peggio il tempo. Sì, il problema è che lì dietro si sta creando un fronte grosso temporalesco, infatti prima si è sentito un tuono che ha squarciato veramente tutto, perché ha fatto un macello, quindi stiamo rientrando. Purtroppo non arriviamo in cima, però in questi casi qui è meglio non rischiare, perché siete in montagna, siete su un crinale e se partono fulmini, indovinate un po' chi prendono? Il fiore più raro delle Alpi. Sa si è accorta che c'erano queste due cavallette, penso siano cavallette, non lo so, poi cercherò meglio a casa di identificarle, che si stavano accoppiando. Gli ho fatto anche una foto col macro. Guardate che bei colori che hanno. Allora, la femmina immagino che sia quella sotto, perché è più grande rispetto al maschio. Il maschio è quello sopra. Penso sia un lepidottero, però non capisco che cos'è. Ah, piccola nota a margine, quella laggiù, quella con la neve sopra, il ghiaccio in teoria, è la Marmolada. Guardate quanta poca neve, poco ghiaccio c'è. In teoria dovrebbe essere un ghiacciaio perenne, però... Allora, quello là, questa inquadratura qui davanti a me, è uno dei punti più fotografati. E io immagino che le facciano da là, le foto, da là sopra, tipo... Però eviterò di farla anch'io, perché tanto basta che andate sugli Allers 31 Alto Adige e trovate pieno di foto di quella montagna lì. Comunque a onor del vero sta piovendo, è iniziato ora a diluviare, siamo a Cortina, stiamo già tornando e noi eravamo, ora vi faccio vedere dove eravamo là, quindi
fidatevi, quando vedete mette brutto, girate il culo e venite via. E poi se non finite il giro che dovete fare, pace. Ora lo so che starete tutti urlando, ah, ha fatto il titolo clickbait, non è vero che è stato per essere fulminato. Avete ragione, non ho rischiato di essere fulminato proprio lì in loco, ma potevamo rischiare di essere fulminati, così noi come anche tutti gli altri che si trovavano su quel crinale, su quella montagna. Perché ho messo questo titolo e perché ho fatto queste immagini copertina e perché faccio questo video, soprattutto questa conclusione? Perché mi sono reso conto che è uno dei fattori più importanti, il fattore tempo. Fattore tempo climatico, ecco, intendo. Non è sempre facile poter accettare di non raggiungere una meta, girarsi e tornare indietro, ma in certe situazioni, se non si è preparati a determinate cose, è meglio fare così. Tutti consigliano sempre di non trovarsi allo scoperto durante un temporale, soprattutto per la presenza dei fulmini. I fulmini, indovinate un po', come dicevo all'interno del video, chi vanno a colpire se vi trovate scoperti su un crinale o su una vetta di una montagna. Ci raccontavano delle guide del posto che quando si trovano durante dei temporali a doversi rifugiare dentro i rifugi devono addirittura spengere tutte le luci, allontanarsi dai telefoni, chiudere le finestre, ma chiudere proprio le finestre tipo neanche che ci sia il passaggio così, per esempio, cioè nel senso non deve entrare luce, perché altrimenti mi spiegavano che il fulmine può addirittura entrare da una parte, girare e uscire dall'altra, quindi si congiunge internamente e fulmina ogni cosa. Quindi fidatevi se vi dicono che è meglio non trovarsi nel mezzo a un temporale allo scoperto. Non è che appena vedete arrivare delle nuvole con l'acqua dovete scappare via, assolutamente. Sono io il primo a dire che certe volte il trovarsi in una location magari più umidi, quindi in situazioni più umide, rende il tutto più bello e più magico. Però ecco, è bene riconoscere la pioggerellina o comunque l'acquazzone dal temporale. Mi perdoniate per il titolo clickbait, ma lo fanno tutti, non vedo perché non posso farlo anche io. Così almeno ho detto delle cose, penso, importanti e utili da sapere, e se non avessi messo magari quel titolo clickbait non avrei preso tutta la gente magari che ho preso. Poi magari non ho preso ugualmente nessuno, chi lo sa. Vi invito come sempre a guardare qui sotto in descrizione, e vi lascio tutti gli account social sui quali pubblico i miei scambi. Vi lascio anche il link Amazon dove trovate praticamente tutta l'attrezzatura che utilizzo e aggiorno via via. In più vi lascio anche il link alla carta Hype che sto utilizzando in questo periodo e che ho utilizzato durante i miei viaggi. È una carta utilissima, leggete qui sotto, tra l'altro se la attivate completamente online, addirittura la potete attivare se siete minorenni, quindi leggetevi tutto, vi lascio il link qui sotto, vi regalano 10 euro, quindi con un euro di attivazione vi regalano anche 10 euro, quindi vi ritrovate con 11 euro sulla carta. Io niente, vi saluto, ci vediamo ai prossimi video, che devono uscire ancora due video su questo viaggio nelle Dolomiti, quindi ci vediamo presto, ciao! I would.